Mi chiamo Miriam Diaz Bosch, ma per voi mi chiamo Miriam Diaz Bosch. È così come mi chiamano i miei amici italiani, è così che mi piace anche essere identificata quando parlo con voi. Soprattutto di come si intrecciano la Catalogna e l'Italia, non a livello metaforico, astratto, teorico, ma nel mio vissuto, nella mia vita. Io sono giunta in Italia nell'anno 1999 a Roma. E ci sono rimasta per 10 anni e ho avuto modo, tramite anche l'associazione di amici Catalani a Roma, di capire che cose sono quelle che ci vincolano, ci legano e che cose sono meravigliose che avete solo voi o che abbiamo solo noi. Per esempio, a livello di linguaggio, a me un aspetto che mi piace tantissimo della vostra lingua è questa dimensione estetica. Come voi, per esempio, per dire che c'è bel tempo o brutto tempo, usate questa categoria estetica di bellezza o di bruttezza. Noi, per esempio, in catalano e anche la lingua spagnola userebbe la stessa cosa, siamo più moralisti. Diciamo fa buon temps, fa mal temps. E questo buon e mal sono categorie etiche ma non estetiche. Dunque c'è una differenza qui interessante. Ho visto della vostra lingua che ci sono delle parole meravigliose che a volte voi non le usate perché viene l'inglese che lo mangia tutto, per esempio la privacy, no? Usate molto nelle notizie alcuni termini anglosassoni che nella nostra lingua catalana, per esempio, cerchiamo un po' di proteggere e di cercare di dirle nel nostro modo. C'è anche un vincolo, io penso, che ci lega, che va al di là del Mediterraneo, che è anche una cultura della luce, dell'arte, del vissuto e dell'ospitalità. E io mi sono sentita sempre a casa con voi, speriamo anche che voi vi sentite a casa in Catalogna.